Pecorelle, buongiorno e bentornate sul canale Black Sheep Wool Art. Con il video di oggi siamo arrivati alla settima lezione riguardante la tecnica Knoll Binding. Oggi impareremo a lavorare il punto d'albi. Per chi di voi si fosse appena imbattuto in questo canale e in questa serie di video e non capisse bene di che cosa sto parlando, vi rimando alla playlist che trovate sul mio canale, sempre Knoll Binding. Lì sono contenuti tutti i video che ho già girato in questi due mesi, partendo dall'ABC, dalle nozioni di base teoriche all'avvio del lavoro, alla connessione in circolo dei vari punti, e abbiamo già visto 6 punti. Come vi dicevo, oggi impareremo il settimo punto e sarà il punto d'albi. Quindi abbiamo la nostra agugliata di filo inserita nella cruna dell'ago già pronta, avviamo il lavoro nel consueto modo che abbiamo già imparato a conoscere. E quindi non mi dilungo più di tanto per mostrarvi la tecnica di avvio, trovate sempre tutto nei miei video girati nella playlist Knoll Binding. Con il punto d'albi oggi aumentiamo leggermente il grado di difficoltà. Abbiamo un loop attorno al pollice, uno dietro e i nostri soliti due anellini, quello di destra e quello di sinistra. Il punto d'albi sugli schemi internazionali è riportato come un punto 1 più 2. Cosa vuol dire questo? Vuol dire che attorno al pollice viene preso in considerazione un solo loop, questo. Invece, dietro al pollice, sull'ago, andranno lavorati due anelli, due loop. In che modo? Il punto Knoll Binding si lavora così. Vedete che abbiamo anello di sinistra, anello di destra. Questo è il nostro secondo loop, quello principale dietro al pollice. Dobbiamo portarlo oltre l'anellino di destra, quindi dietro. In questo modo il loop principale, il secondo, passa sul retro e davanti abbiamo l'anellino di destra. Io lo chiamo così per semplificarvi l'apprendimento. Questa volta, con l'ago puntato verso di noi, entriamo nell'anellino di destra, torciamo l'ago in modo tale che la punta si rivolga di nuovo verso l'esterno, prendiamo dentro il secondo loop, quello principale che abbiamo portato sul retro, ritorciamo di nuovo l'ago con la punta verso di noi e facciamolo passare sotto il loop attorno al pollice e sotto il filo legato alla cruna. Sganciamo come sempre il loop, teniamolo fermo tra pollice e indice, spingiamo fuori l'ago, lo estraiamo e tiriamo il filo. Questo è il punto d'albi, ve lo faccio rivedere. Abbiamo il nostro loop principale dietro al pollice, quello che di solito viene tenuto fermo tra pollice e indice. Abbiamo uno dei due anellini che troviamo sempre dietro al secondo loop, al loop dietro al pollice. Prendiamo il secondo loop, lo portiamo oltre l'anellino di destra, quindi il loop passa dietro. Con l'ago prendiamo l'anellino di destra, torciamo l'ago di nuovo sul retro, agganciamo il loop principale, il secondo loop, riportiamo in avanti la punta dell'ago e facciamolo passare sotto il loop attorno al pollice, sotto il filo legato alla cruna. E facciamo ora un po' di punti. Thank you.
Ecco qui come si presenta il punto lavorato. È un punto molto delicato, molto raffinato, sembra quasi un bassorilievo, sembra quasi cesellato, veramente molto molto bello. Ora connettiamo in circolo il lavoro. Agganciamo i due anellini, quello non ancora inserito all'interno del loop, quindi il secondo a partire da sinistra. Poi prendiamo anche quello già agganciato dal loop, portiamo dietro il loop principale, il secondo, agganciamo quello di destra, ritorniamo a prendere quello dietro e portiamo tutto sotto. Non vi spaventate se vi sembrerà uno scoglio insormontabile, un punto difficilissimo. Come vi dicevo, in realtà si tratta semplicemente di prenderci la mano e di allenarsi molto. Quello che io ripeto e non mi stancherò mai di dire, di consigliare, è di esercitarsi tantissimo, perché soltanto con molto esercizio, molta pratica, acquisterete sempre una maggiore capacità manuale. Ve lo faccio vedere ancora. Prendiamo sul lago i due anellini, quello già agganciato dal loop e quello successivo. Poi portiamo dietro il loop principale, agganciamo il piccolino di destra, chiamiamolo così, ritorniamo a prendere il secondo e portiamo tutto sotto il loop attorno al pollice, sganciamo e tiriamo il filo. E proseguiamo così per un tot di punti. Ecco qua, io ho completato due giri e questo è il risultato. Questo è il punto d'albi. Veramente molto bello anche questo. I punti analbinding alla fine sono tutti bellissimi, ciascuno a modo proprio. Quindi quando dovrete cominciare a lavorare un vostro progetto dovrete soltanto scegliere nel mare di punti disponibili, avete l'imbarazzo della scelta e ciascuno è più o meno adatto per realizzare alla fine un determinato capo di abbigliamento. Bene amici, io concludo qui questo settimo video tutorial a lezione sui punti analbinding. Spero di essere stata sufficientemente chiara e che i passaggi vi siano risultati ben visibili e che li abbiate capiti. Ad ogni modo, se avete dubbi, domande, perplessità, non esitate a scrivermi, io vi rispondo sempre molto volentieri. Iscrivetevi al canale se vi fa piacere e attivate le notifiche con la campanella per non perdere tutti i prossimi video in uscita. Grazie per essere stati in mia compagnia anche oggi, vi mando un grande abbraccio e vi aspetto al prossimo video. Ciao!